ci troviamo sempre ad affrontare squadre che possono crearci delle difficoltà. Noi lo sappiamo che per uscire dal periodo negativo in cui la squadra era entrata bisognerà fare una serie lunga di risultati e possibilmente di vittorie, quindi per noi cambia poco, affrontiamo questa partita con il consueto rispetto per gli avversari, però anche veramente con la consapevolezza che è un'occasione per poter allungare la nostra serie positiva. Io ho visto la partita dell'andata e se dico che il risultato non è stato giusto penso di poter dire una cosa normale, insomma il Rijeka in quella partita ha creato tantissimo, ha giocato praticamente quasi sempre nella metà campo avversaria e è stata punita in un'occasione con un gol straordinario, quindi quello è un riferimento ma di tanto tempo fa per quello che mi riguarda, quindi sappiamo le qualità di questa squadra, una squadra che costruisce, una squadra che ha, è quinta in classifica. Io sono uno che guarda molto la classifica e quindi ha dei valori, su quello non c'è dubbio. Čeka nas Belupo, nezgodna ekipa, četvrti na tablici, imaju samo pouzdanje i rasterećen su. Tu prošlu prvu utakmicu su nas pobjedili, idemo gore u Koprivnicu im revanširati za to. Podigli smo malo samopouzdanje i vjerujem da ako budemo pravi da ćemo se vratiti s pozitivnim rezultatom. Zanima me samo ako ovo mučenje u Kutini može imati jedan psihološki udarac pred utakmicu u nedjelju. No, pozitiva, perché abbiamo comunque superato il turno, che nel calcio rimane la cosa principale, no? E ha dato la possibilità a me di incazzarmi veramente. E quindi di conseguenza credo che sia un fatto positivo, perché allora le squadre che non sono abituate a vincere soffrono più le vittorie che le sconfitte, cioè riescono a smaltirle con più difficoltà. Sembra un'assurdità, però quando tu non sei abituato a vincere, una vittoria ti destabilizza, due vittorie ti destabilizzano, perché ancora non hai quella maturità, quella consapevolezza che deve avere una grande squadra, o almeno una squadra di un certo livello come vorrei che Rijeka diventasse, anzi come Rijeka diventerà. Per cui non hai dentro questa capacità, sembra una contraddizione ma è la verità, come quelle che sono abituate a perdere le squadre, uguali, dentro hanno, invece le squadre che vincono e hanno la consapevolezza che la vittoria è una cosa bella ma normale, seguitano a vincere, non buttano via energie, non hanno dei cali di concentrazione.